Cordiale buon pomeriggio dal TG 2000 Flash. La risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta dalla solidarietà all'interno dell'Unione Europea. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Mattarella a Maastricht, nei Paesi Bassi, in occasione del 30° anniversario della firma del trattato. Per il Capo dello Stato servono scelte condivise dell'Unione Europea per una risposta comune ad un fenomeno determinante per le nostre stesse prospettive di crescita. Ed è ancora scontro tra Italia e Francia sull'accoglienza dei migranti. Giorgia Meloni ha definito aggressiva, incomprensibile e ingiustificabile la reazione del governo francese. Non bisogna isolare l'Italia, ha aggiunto, ma gli scafisti. Intanto la nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee, con 230 migranti a bordo, di cui 57 bambini, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le misure contro i rincari energetici per 9 miliardi di euro. Il decreto aiuti quater prevede la proroga fino a tutto dicembre dei crediti di imposta e del taglio alle accise, l'aumento a 5.000 euro del tetto al contante, la rateizzazione delle bollette per le imprese, la revisione della superbonus al 90% e l'enorme sblocca trivelle. L'esercito ucraino è entrato nel centro della città di Kherson, dalla quale i militari russi si sono ritirati. I cittadini in piazza hanno sventolato bandiere giallo-celesti per festeggiare la liberazione. Le truppe di Mosca si sono riposizionate sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Cautela da Kiev, in notata, raid missilistici hanno colpito un edificio residenziale a Mykolaiv, uccidendo almeno 6 civili. Zelensky è la cinica risposta ai nostri successi al fronte. La procura belga ha aperto un'indagine sull'omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico in merito all'uccisione di un poliziotto e al ferimento di un altro ieri sera vicino a Gare du Nord. A Bruxelles, l'ufficio del procuratore ha spiegato che l'aggressore ha urlato Allahu Akbar mentre accoltellava il poliziotto. L'uomo, fermato dagli agenti, era stato detenuto tra il 2013 e il 2019 e definito un estremista potenzialmente violento. Disagi per gli utenti dei mezzi pubblici delle città, oggi a causa di uno sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato di base USB. A Roma, a causa della protesta fissata nel Lazio tra le 8.30 e le 12.30, sono rimaste chiuse le metro A e C. A Milano la protesta è andata avanti dalle 8.45 alle 12.45. In Campania lo sciopero si concluderà alle 15.30. Covid stabile l'incidenza settimanale a livello nazionale, 307 ogni 100.000 abitanti, in diminuzione l'RT da 0,95 a 0,83, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 2,4%, in area medica al 10,4%, mostrano una stabilizzazione rispetto alla settimana precedente, senza alcuna congestione delle strutture sanitarie. Termina qui questa edizione del TG2000 Flash, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, a più tardi.